Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video extra della settimana. Oggi un video veramente che volevo fare dai tempi antichi romani, proprio veramente. L'ho visto fare da Nadia Tempest, da 1702 altri youtubers italiani, e sono quei video in cui si vanno a vedere le cose che si scrivono su In Segreto. Siccome io ho un canale sulla Corea, cioè capito, faccio un video in cui scrivono le cose sulla Corea, ma su In Segreto. Cioè capito? Ma il ragionamento che ci sta dietro ogni mio video, ma ci sareste mai arrivati voi? Ma c'è dello studio dietro, c'è dello studio. Comunque sì, non vedo l'ora di leggere cosa c'è scritto. Io ho qui il mio computer che sarà fuori inquadratura, perché oggi non so, non sono riuscito a fare un'inquadratura decente, ma va bene così. E sì, dai, incominciamo. Anche oggi ho lo stesso cappellino della settimana scorsa, perché non sono ancora riuscito ad andare dalla parrucchiera, ma va bene così. A parte il fatto che non ho più dei capelli, c'ho la foresta di Mordor, c'ho sotto qui. Non voglio tirare fuori il cappello perché esce Bilbo Baggins. Comunque incominciamo. Here we go! Donna di 22 anni, su Facebook ho visto una mini intervista a un atleta olimpionico coreano che parlava in italiano e diceva: io amo Italia, viva la fica, Dio benedica. Ma noi italiani ci facciamo riconoscere sempre. Dov'è questa cosa? Voglio cercarla in questo momento. Cos'è? Io amo Italia, viva la fica, Dio benedica. Cerchiamolo. Io amo Italia, viva la fica, che Dio benedica. Numero uno! Numero uno, sì! Ma è andata in diretta sta cosa? Viva la fica, che Dio benedica. Ma è andata poi in televisione, io voglio conoscerlo questo, voglio che sia il mio migliore amico forever and ever. Vabbè, siamo partiti col botto ragazzi, non vedo l'ora di leggere altra roba. Donna di 14 anni, sono attratta solo dagli asiatici e non posso farci nulla, specialmente dai coreani. Gli italiani non mi fanno effetto, mentre se vedo un asiatico mi bagno immediatamente, non riesco a capire perché mai è così. Ragazza mia di 14 anni, insomma, la pannocchia coreana fa questo effetto a tante persone. Fidati che ne ho viste di ogni da quando sono qui. Insomma, non sei l'unica, questo è poco ma sicuro. È una cosa che si può descrivere fetish. Non lo so se è un fetish, però non capisco come possa piacere solo una razza. Cioè, non è proprio nella mia concezione mentalistica. Però, insomma, gusti tuoi, donna di 14 anni, insomma. Donna di 22 anni, mi sono potrò dire trombata in un video? Vabbè. Mi sono trovato un coreano quando ho fatto un viaggio a Milano. Gli piacevano le dita e il c***o, anche nel suo, e le s*** con i piedi. Non so se questo lo metterò nel video, sinceramente. Bello che tu voglia condividere comunque con noi questa tua esperienza intensa, ecco. Uomo di 21 anni, sono sempre stata considerata una ragazza bruttina. Uomo di 21 anni, una ragazza bruttina, non sto già capendo, ma va bene così. E non ho mai avuto una relazione. Questo prima di andare in Corea del Sud. Lì sono considerata una bellezza e ci sono moltissimi ragazzi che ci provano con me. Alcuni di loro sono anche simpaticissimi e con uno ho avuto una piccola relazione. Ho perso la verginità e mi pento di aver aspettato 21 anni. Non lo sa nessuno, ma in realtà non vado in Corea per vedere il paese, ma per tutti i coreani che ci provano con me. Brava, hai capito tutto, hai vinto tutto, uomo di 21 anni che però sei una ragazza e va bene così. Comunque non sai quante persone fanno come te, fidati che non sei l'unica o l'unico, non sto capendo bene il tuo sesso. Ci sono veramente una miriade di persone, di italiane che conosco, che vengono per prendere un po' di pannocchie coreane, diciamo, perché insomma, come ho già spiegato in un altro video, noi italiani, insomma, in linea di massima siamo considerati molto molto belli da parte dei coreani. Insomma ragazze, se non cuccate, venite in Corea, che sicuramente qualcuno ve lo pone. Donna di 14 anni, le mie amiche mi prendono in giro perché ascolto Sfera e la DPG, che non so neanche cos'è, per dirvi quanto sono anziano, mentre quelle ascolti quei coreani del K-pop e quei bimbo min papapa di Justina Bieber, eh? Ora hanno iniziato pure a rompere con i Ricky Puff, uccidetemi. Allora, non ho molto capito questo tuo messaggio, donna di 14 anni, però posso dirti che adesso apriamo una parentesi un pochino seria, che so che non è da me, però voglio aprirla perché leggo Sfera, immagino che tu ascolti Sfera e basta.
Allora, tu puoi ascoltare quello che vuoi, però io c'ho una roba contro Sfera Ebbasta che non potete capire. Non ho mai sentito Sfera Ebbasta, c'è nessuna canzone sua e non mi interessa, sinceramente. Se vi piace va benissimo così. Però io ho visto due interviste che ha fatto, una al programma con Cattelan e una alle Iene, e non mi è proprio piaciuto cosa ha detto, perché manda dei messaggi veramente sbagliati, soprattutto considerando che ha un pubblico così giovane. Cioè lui dice, ma io faccio queste cose, poi sta l'intelligenza dei miei fan capire se farlo o no. Ho capito, ma se c'è un pubblico di 13 anni, secondo te una persona, io a 13 anni neanche sapevo l'esistenza delle farfalle, cioè come posso capire cosa fare della mia vita, se questa è una cosa giusta o sbagliata? Capisci? Questo fa le interviste tipo, io mi fumo 10.000 canne al giorno, ho perso il conto, Soprattutto ha anche detto nell'ultima intervista che tipo lui fa sesso senza preservativo, il che è una roba, ti giuro, mi fa imbestialire, ragazzi. Perché un ragazzo di 13 anni che ascolta il messaggio di questo qui, capace anche che mette incinta una. E poi non è solamente una questione di mettere incinta, perché ci sono 300.000 cose che si prendono senza prendere il preservativo, malattie venere e chi più ne ha più ne metta. E non è una cosa che avviene solamente tra le coppie omosessuali come tanti di voi pensano. No, posso assicurarvi che io ho una lista, una caterba di amiche etero che si sono prese cose molto brutte da maschi che, come Sfera Ebbasta, lo impicciavano qua e là senza preservativo. Quindi, insomma, chiudo parentesi seria, fatelo col preservativo e non fumate canne a manetta, ragazzi, per favore, veramente. Ok? Andiamo avanti. Comunque, donna di 14 anni, anche meno sclerata, cioè nel senso. Donna di 15 anni, mi piacciono i ragazzi canadesi, texani, californiani e coreani? Che problemi ho? Meno male che te lo dici da sola. Cosa vuol dire che ti piacciono solo i ragazzi canadesi, texani, californiani e coreani? Cioè, cosa hanno in comune ste cose? Cioè, non è che dici, c'hanno una via, un filo guidatore, una linea guidatrice. No, sono un po' cose, un po' praticamente ti piacciono tutti, donna di 15 anni comunque. Cioè, se facciamo un'analisi, praticamente, vabbè, beata te. Donna di 15 anni, ho fatto amicizia con un ragazzo coreano, mi disse che ero molto carina, così l'ho ringraziato e gli mandai anche un cuoricino verde. Perché verde? Mi ha bloccata perché pensava che ci stessi provando con lui, ma what the hell? Allora, donna di 15 anni, prima di tutto benvenuta nel mondo delle relazioni coreane. Abbiamo fatto un video con Persi in Corea, ve lo metto qui, non so dove sia, qui o qui, insomma, nell'ID info, perché insomma questa frase descrive molto bene quello che abbiamo detto anche noi, insomma, i coreani veri scappano, proprio hanno questa capacità, questo superpotere di sparire, così, e quindi se lui è sparito era uno vero, insomma era un coreano vero, però anche tu che gli mandi un cuoricino verde, cioè perché verde? Forse è anche un po' colpa tua, eh? Ciao, non ho visto. Pendurante, ciao, Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Arsetta cagliola ciucche. Uomo di 15 anni. Mia madre dice che spendo troppi soldi in manga, gadget e videogame. Scusa mamma, ma non è colpa mia che non ho vita sociale. Troppi anime e troppe serie TV da guardare e troppi coreani da stalkerare. Cristo, se amo te dei BTS. Ma cosa dici di i soldi che ti mando? Mamma, quando mi... No, questi sono i miei soldi, non ti preoccupare. Proprio un po' ti capisco, proprio una minima. Uomo di 17 anni. La mia ragazza preferisce BTS, una boy band coreana, a me. Sono sciocco basito. Sono sciocco basito? Forse per quello che la tua fidanzata preferisce BTS. Cosa vuol dire sono sciocco basito? Ma insomma, donna di 19 anni. Non capisco quelle donne che pensano che i cantanti coreani siano belli. Ma vi rendete conto che hanno il petto di pollo e si mettono lucida labbra? Non so se sono chiara. Il lucida labbra! Ma i bei pezzi di manzo muscolosi e col mento marcato non ve garbano proprio, ah? Donna di 19 anni, praticamente se tutte le persone avessero i tuoi gusti, a me non mi cagherebbe nessuno, che in effetti è un po' così, quindi un po' di ragione c'hai. Comunque mi devi spiegare cosa vuol dire che hanno il petto di pollo, cioè il lucida labbra so cos'è, ma il petto di pollo cosa vuol dire? Donna di 17 anni, sono fissata con i ragazzi coreani, che siano idol o meno, potreste pensare che mi piacerebbe averne uno come fidanzato, ma no, il fatto sta che vorrei essere anch'io un bel ragazzo coreano. Ragazza di 17 anni, eh? Dopo questo messaggio che mi ha lasciato abbastanza perplesso, possiamo smetterla qui, secondo me.
E questo è tutto per questo video, scusate, non so se è venuto lungo o corto, ma la mia fotocamera sta impazzendo, mi sta dando dei segnali di fuoco, di fumo, non sto capendo neanche se sta registrando, spero di sì, ma per sicurezza la smetto qui. C'è un simbolo arancione che lampeggia, sta per esplodere, va bene così. Comunque potete seguirmi su Instagram e Facebook, se volete offrirmi un caffè c'è il link di Coffee qua sotto. Tra l'altro devo chiedere assolutamente scusa a tutti quelli che mi hanno fatto donazioni fino adesso, perché io non sapevo che su Coffee si può ringraziare, quindi non ho mai ringraziato praticamente nessuno che mi ha fatto una donazione. Chiedo scusa proprio pesantemente e da oggi in poi giuro che ogni singola donazione ringrazierò, risponderò alle domande, insomma non vi preoccupate. Chiedo scusa, veramente mi sento abbastanza una merda. E noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza, carbonara, pannocchie coreane. Pannocchie, woo!